No, va bene, penso che rischieremo di essere ripetitivi. Insomma, io ringrazio innanzitutto tutti gli intervenuti della conferenza stampa e credo che la conferenza ufficiale del partito è questa, poi altre conferenze stampa, ognuno, soprattutto ricoprendo incarichi istituzionali, è libero di dare quello che crede più opportuno. Però io credo che in questo momento, devo dire, ho apprezzato anche il comunicato che ha fatto Laura Allegrini ieri, ho letto stamani, mi sembra che quando il PDL è stato chiamato ad affrontare le battaglie anche in condizioni difficili, alla fine le ha sempre vinto, con un grande apporto proprio della provincia di Viterbo in primis, oltre che delle altre province. 3 anni fa, quando le regionali sembravano perse per la mancanza della lista del PDL a Roma, mi sembra che le province abbiano dato una grande risposta. Credo che sarà così anche questa volta. Io ho assistito un po' al discorso delle candidature, mi sembra che le candidature che sono in campo oggi siano candidature espressione di tutta la provincia. Credo che con equilibrio è rappresentato Viterbo città e i territori della provincia. Sono tutte persone che hanno messo la faccia in prima linea, che hanno preso sempre preferenze e voti dei cittadini, quindi credo che non c'è nessun paracadutato dall'alto. Penso che i curricula di tutti quelli che sono stati candidati parlano chiaramente da un punto di vista elettorale. Mi sembra che le chance ci sono, noi insieme a Sandrino, insieme a Sandro, insieme a Laura eravamo a Piazza Capranica venerdì, inizia la campagna elettorale, mi sembra che le campagne elettorali si facciano per vincere, quindi non è che ci sono posti sicuri o posti non sicuri. Noi sappiamo benissimo di essere in posizione borderline, però io vi ricordo che nel 2008 Giulio Marini era al 10° posto candidato alla Camera dei Deputati, è entrato anche Antonello Iannarilli che era dietro a Giulio Marini, quindi le campagne elettorali si fanno per vincere, non dobbiamo partire con nessun pessimismo. Il presidente Berlusconi sta in prima linea, da quando è sceso in campo lui sono stati fatti passi da giganti, il gap tra il centrodestra e il centrosinistra è stato dimezzato e credo che in questi prossimi 25 giorni avremo anche altre sorprese, perché poi ci sono dei sondaggi che ci danno a 5 punti, ma ci sono anche dei sondaggi, uno ultimo ieri, che ci dà a 1,8 dalla compagine di centrosinistra. Quindi molto dipenderà da noi, perché ognuno di noi ci deve credere. Al di là, come diceva Paolo Guidani, della posizione della candidatura, ognuno di noi ha messo a disposizione il proprio elettorato, la propria esperienza per dare quel minimo di contributo per far sì che la differenza si riduca sempre di più, ma soprattutto possiamo superare la coalizione di centro-sinistra. Mi sembra che il governo Monti ha appoggiato esclusivamente, insomma soprattutto da Bersani, abbia fatto delle cose che non sono state condivise dalla maggioranza degli italiani. Come ricordava Laura, la spina l'ha staccata il presidente Berlusconi, quindi credo che noi abbiamo dato delle risposte ben precise. Poi che in campagna elettorale adesso si stiano prendendo a schiaffi e anche forti fra di loro, credo che sia un segnale molto indicativo. La vicenda Monte dei Paschi presumo che darà un indirizzo ben preciso a questa campagna elettorale, e soprattutto noi stiamo facendo una campagna elettorale all'insegna delle proposte e cercando anche di sbugiardare quello che sta dicendo in questi giorni Monti in campagna elettorale. Poi mi sembra che noi non facciamo minacce, noi non vogliamo sbranare nessuno, vogliamo soltanto vincere queste elezioni. Grazie.